appassionati, bentornati con lo Stego. Oggi sono senza la 500 perché piccole perdite di olio. Vi faccio vedere un camion incredibile oggi. Iveco Turbo Star 4,80, guardate. Una meraviglia. Guardate, signori. Veramente stupendo. 8 cilindri AV, 17.000 di cilindrata, 480 cavalli. Questo qui è l'icona dei camion italiani. Questo è un mito, il mito degli anni 80. Mi trovo presso Autotrasporti Pellanda, vedete nelle immagini. Vi dico subito che questo Turbo Star è in vendita, se lo volete chiamate. Camion bello da mettere via, meccanicamente in ordine, magari qualche piccola perdita ma nulla di preoccupante. Anche nel retro della cabina non c'è traccia di ruggine, pochissima. La prerogativa di questo modello interessantissimo è che è un pneumatico con il cambio Fuller. Ecco le sospensioni ad aria. Sapete che di solito i Turbo Star sono balestrati, non è facilissimo trovare le sospensioni ad aria e soprattutto è ancora più raro magari trovarle nel binomio col cambio Fuller. Appassionati, sono all'interno della cabina. Devo dirvi che è una grandissima emozione essere all'interno di un Turbo Star, è la mia prima volta. Guardate il cambio Fuller. Quello della porta laterale è ancora con il nylon, ma questo la dice lunga. Un camion che necessita di qualche lavoro, vedete, magari gli interni sarebbero un attimo da rifare, però veramente un modello, una base di partenza per un restauro eccezionale, visto pochissima ruggine. Guardate, sospensioni ad aria. Camion veramente bellissimo, bellissimo. Magari da sostituire il paraurti. Scalini un po' da riprendere, ecco qui un ungherone leggermente piegato ma nulla di preoccupante. Guardate il cerchione. E questo qua è un camion, per me è il più bello. Ringrazio l'azienda di autotrasporti Pallanda, il buon Eddy, che mi ha permesso di fare queste riprese. Veramente così abbiamo la testimonianza di un Turbo Star. Perché vedete che qua la passione per i camion di una certa epoca è una passione forte. Guardiamo anche la porta destra, ormai che ci siamo. Camion davvero sano. Tra l'altro mi diceva Eddy, il proprietario della ditta arriva dal sud e quindi sapete che lì non c'erano problemi di sale e di neve. È stata una grandissima emozione comunque salire su un Turbo Star, prima volta in vita mia. Sedile passeggero perfetto. Anche sotto un camion veramente sano. Gustiamoci anche queste immagini del sotto del camion, guardate, bello.
date il supporto della ralla. Ecco, adesso il nostro proprietario Eddie lo accende. Sentite, sentite il suono. Sentite il suono dell'8 cilindri a V. Eddie, per favore, prova a accelerare un attimo che voglio... Guardate l'oscillazione stile Alfa Romeo, incredibile, bellissimo. Con queste ultime immagini lo stego vi saluta, ringrazia Eddie e appuntamento al prossimo video, grazie.